ragazza carina, se posso, di 28 anni, che fa l'attrice teatrale in Italia e in Inghilterra, va in Brasile a aprire un ciringuito con un energumeno che non capisce nemmeno che i voli possano essere cancellati. Ma dai! Scusi, ma lei che cosa ne sa della mia vita? E guardi che il Brasile è un bel posto, è freddi. Quello del telefono. Sì, è un bravo ragazzo, mi vuole bene. Abbiamo immaginato l'incontro di due personaggi, un cinquantenne e una ventottenne, che sono entrambi a un bivio della loro vita, che devono prendere delle decisioni fondamentali sulla loro esistenza, cosa fare del proprio futuro. E si trovano curiosamente entrambi bloccati all'aeroporto di Lisbona una notte che c'è uno sciopero, quindi gli aerei non partono, e cominciano a confrontarsi, lei polemica, lui un pochino paterno, forse un minimo pedante che vuole spiegargli le cose della vita, lei che non ne vuol sapere, però piano piano nasce un'amicizia e attraversano tutta la notte confrontandosi, parlando, discutendo, anche un po' litigando, e alla fine dentro di loro qualcosa è cambiato, e questo qualcosa che è cambiato li porterà a prendere decisioni diverse rispetto a quelle che avevano in mente quando si sono trovati insieme nell'aeroporto. Lo vedete quello? Quello lo chiamiamo Big Blue, è il simbolo della vita è un viaggio, il libro, e da un libro, anzi da due libri, abbiamo tirato fuori uno spettacolo teatrale. Voi vi chiederete, e mi chiedo anch'io, ma perché come tutti i cinquantenni non compro una decappottabile invece che fare l'attore teatrale? Effettivamente è una buona domanda, non so la risposta. Yes, I'm sorry. Come on, Freddy, do you think I enjoy sitting here on my own with a night to spare and nowhere to sleep? Beppe dice di non essere un attore e di essere un giornalista, ma noi dopo questa esperienza abbiamo un po' di dubbi. Tra trolli fucsia e tortelli di zucca ci siamo divertiti tantissimo e stiamo segretamente brigando perché lui abbandoni il giornalismo e si dedichi alla drammaturgia, però non lo dite al Corriere. Why do you come, you come, you come and go? What for? Io sono il menestrello di questa bellissima pièce di teatro di Beppe Severnini, che è non solo il mio vate e sarà anche il mio manager per la mia futurissima fama in Italia, dove ancora non me conosce nessuno, non come nel Belgio francofono dove sono una stella. Ricorda George Clooney in quel film Up in the Air tra le nuvole? Mostrava uno zainetto come il suo, a dire il vero un po' più sobrio, mostrava al pubblico, c'era una conferenza, e diceva: guardate, anche questo è troppo pesante, ci portiamo dietro tanta roba inutile. E lei sarebbe George Clooney, immagino. Bevo meno caffè. Ovviamente.